Andremo ad ascoltare qualche passo di questo libro letti da Francesca De Michele, Ivan Stanco, Anita Di Pietro e Luciano Palumbo, che saranno accompagnati da Antonio Oliviero alla chitarra. Non appena l'ultimo raggio di sole svanì dietro una nuvola scura, un fulmine seguito da un forte tuono illuminò la stanza semibuia dove si trovava una signora accasciata su una sedia a dondolo. Aveva gli occhi fissi su un libro che leggeva nelle mani, mentre con voce tranquilla pronunciava una celebre frase di una nota favola. Locale, quando fu ingaggiato dal corriere. Per riuscire a diventare qualcuno aveva sacrificato tutta la sua giovinezza. Attraversarono un lungo corridoio ed entrarono in un'ampia stanza dove Carla si trovò subito a suo agio. Un gruppo di persone discuteva accanto ad una scrivania mentre le abili dita di un ragazzo biondo scorrevano veloci su una macchina da scrivere. Sono felice di esserlo e non solo per l'attaccamento alla vita. Come nasce Conflitti? Conflitti ho cominciato a scriverlo quando avevo 17 anni. Assassinati è sempre qui con me. Mi appartiene ormai e non riesco a dimenticarla, fa parte di me e non so, in un certo senso mi somiglia, per certi versi invece è molto molto distante da me. Purtroppo si fa troppo giornalismo di gossip, poco giornalismo di inchiesta, e in questo giornalismo di gossip si mette in primo piano la figura della donna, il corpo della donna, non il suo cervello. Si dovrebbe invece mettere il cervello della donna in risalto, perché poi è quello che conta in realtà per costruire una società migliore. Interpretando brillantemente quella che è la realtà dei giovani d'oggi. Invece lei si è cimentato in qualcosa di più importante, di più impegnativo e anche di più rischioso. Ha parlato di un periodo storico che lei chiaramente non ha vissuto per ragioni anagrafiche, ma ha vissuto attraverso letture, attraverso studi,